Buonasera da Europa TG, l'immigrazione clandestina all'ordine del giorno del prossimo summit europeo. Questa è la proposta che l'Italia avanzerà ufficialmente ai partner europei nel corso del prossimo Consiglio Esteri in programma per lunedì a Bruxelles. Dure oggi le dichiarazioni del ministro Franco Frattini verso l'Europa sull'immigrazione, ha detto l'Unione Europea ha fatto meno del dovuto. Sisma in Abruzzo, il commissario alle politiche regionali Danuta Hübner, in visita nei territori terremotati, ha confermato il sostegno finanziario dell'Europa. Servono però documenti certificati per vederci chiaro sui costi, ha sottolineato la responsabile europea, carte che devono essere consegnate entro 10 settimane dal terremoto, ovvero metà giugno. Il 19 maggio è prevista all'Aquila anche la visita del presidente della Commissione José Manuel Barroso insieme al premier Berlusconi. La crisi in cifre, secondo i dati dell'Eurostat e l'Ufficio Europeo delle Statistiche, il prodotto interno lordo della zona euro è sceso del 2,5% in 3 mesi, 4,6% rispetto a maggio dell'anno scorso. Il calo su base annua è del 5,9% per l'Italia, record storico da 29 anni, meglio Francia e Spagna, entrambe meno 3,2%, peggio fa invece la Germania, il cui PIL è calato in un anno del 6,9%. Si è chiusa oggi al Parlamento europeo Velocity 2009, una serie di iniziative dedicate alle due ruote. Nell'emiciclo di Bruxelles si sono riuniti Commissione, Parlamento e Comitato Economico e Sociale Europeo per firmare una carta d'impegno alla promozione del mezzo verde, sottoscritta anche da molti comuni e città d'Europa. È stata anche l'occasione per il Comitato Economico e Sociale per presentare il lessico europeo della bicicletta, un vademecum per viaggiare su due ruote in tutta Europa. Si tratta di un vocabolario con termini che si utilizza in bicicletta, cioè tutto che si può avere bisogno di per parlare in altri paesi membri dell'Unione Europea. Quindi ce ne sono termini tradotti in 23 lingue, c'è anche il gaelico per l'irlandese. Io direi piuttosto che paesi italiani, tedeschi, il problema ora è i nuovi paesi membri, soprattutto all'est, dove non c'è questa abitudine, o forse c'è l'abitudine, ma non abbiamo città dove si può utilizzare la bicicletta in sicurezza. Le altre notizie su welife.eu.